sono Di successe. cos'altro ti vergognavi oltre che del panino Beh, con la se tu, trippa? ah, c'è la nonna. La nonna Erminia. Non è mia, se tu, beh, anche negli anni 70 i genitori dei miei amici erano, non so, dottori, dentisti, fiscali, e il lavoro di ristorantore era un lavoro molto di vergogna, perché facevano solo i migranti, non era un bel lavoro, non era come adesso, che avere un ristorante molto figo, eccetera, eccetera. Io ero imbarazzato a dire agli altri amici che i miei genitori avevano un ristorante, perché era un lavoro molto umile, del servizio al cliente. Era un lavoro di persone generalmente non educate, è un lavoro molto di basso livello. Se tu, ovviamente ha cambiato il mondo tantissimo in 30 anni, ma all'inizio ero molto imbarazzato Poi i di figli si quello. vergognano spesso dei genitori. Cos'è che ti ha detto tua figlia quando le hai proposto di accompagnarla a un concerto? Oh, beh, in inglese, sì, mi ha detto che you're a loser, Sono sono sfigato. sfigato. Io non sono sfigato, io sono musica, ho un programma televisivo, sono molto cool. Ho detto no, papà, tu sei un Loser, loser, non sfigato. sfigato. Ma Cioè, non voleva farsi vedere in giro con te. no, ma io sto ancora cercando di convincerla che non sono un sfigato. Penso che arriverà. Perché ti vede come uno sfigato? Solo perché sei No, io non simpatico. mi vedo come No, un lei. sfigato. Lei perché, non so, forse anche alla fine lei nel suo cuore sa che io non, forse il papà del suo amica che lavora in borsa è molto più sfigato di me, ma concettualmente lei ancora mantiene che io sono sfigato, anche forse se sa che non sono veramente.